Ecco il nostro impasto dopo 24 ore di lievitazione, bello bolloso. Che il nostro impasto sia fatto a mano, spirale planetaria, adesso lo rovesciamo sul nostro piano di lavoro e iniziamo a formare i panetti. Vi mostrerò vari tipi di formatura. Intanto urgo leggermente il contenitore con un po' di olio e adesso procediamo con lo staglio della base della baciata. Allargo il panetto. Lo piego su se stesso lungo il lato verticale e inizio a chiuderlo formando tante piccole X. Questo servirà a trattenere meglio l'aria. Lo rigiro tutto su se stesso avvolgendolo e vediamo che cambia totalmente di struttura, non è più rilassato. Lo piego ancora su se stesso e con i polpastrelli delle dita schiaccio in fondo. Di nuovo lo piego e schiaccio, ancora una volta piego e schiaccio in modo che resta tutta l'aria dentro. Il panetto è bello sodo. Lo sigilliamo per bene, sembra una mozzarella, vedete che non si piega, non si allenta. Ecco qua, una leggera pirlatura e lo riponiamo nel suo contenitore a lievitare. Adesso tocca al coperchio della baciata. Stessa cosa, allarghiamo il pezzo di impasto, lo ripieghiamo su se stesso, chiudiamo a X. 3-4 volte, dipende da quanto è lungo, lo ripieghiamo su se stesso tutto quanto. Salsicciotto formato, lo pieghiamo in due e sigilliamo. Pieghiamo in due e sigilliamo per bene. Pieghiamo in due ancora una volta e sigilliamo. Anche qui abbiamo un panetto bello, assolutamente liscio, asciutto e compatto. Ecco qui una leggera pirlatura anche qui. Lo mettiamo in un altro contenitore a lievitare. Vedete com'è bello strutturato. Ora vediamo qualche altro tipo di chiusura. Questo panetto lo prendo, e qua c'è la coda, il capo del panetto, lo piego esattamente su se stesso a metà, dopodiché prendo i due estremi, come se proprio dagli pizzicotti, e li rigiro incrociandoli. Di nuovo prendo gli estremi che si formano, li rigiro incrociandoli. Ancora una volta prendo gli estremi e li rigiro incrociandoli. E di nuovo poi vado a sigillare la linea del panetto. Questo è un altro metodo. Ovviamente poi i panetti ognuno è libero di stringerli più o di meno in base al tempo di lievitazione che vuole dare. Però vedete che il risultato non cambia. Anche in questo caso abbiamo un panetto solido, liscio, che sta bene su se stesso. Terzo tipo di chiusura, quella che io chiamo la chiusura a fagotto. Allargo l'impasto. Dopodiché lo prendo da due parti, le chiudo su se stesse in alto e poi pian piano con una mano tengo la parte alta e con l'altra porto tutti i lembi verso il centro, proprio come se dovessi chiudere un lenzuolo, un fagotto su se stesso. Lo faccio più volte finché non restano più lembi, vedete che l'impasto ha totalmente cambiato struttura. Stringo, sempre come se dovessi stringere una bella mozzarella. E il panetto è già formato, è una chiusura veloce, rapida, eccolo qui anche liscio, do una piccola forma e anche questo panetto è pronto per andare a effettuare la sua ultima lievitazione. Ho messo i panetti a lievitare e ci vediamo tra qualche ora. Ciao! Il nostro panetto è lievitato, lo stendiamo su un letto di semola, mettiamo della semola anche nella parte superiore in modo che le dita non si appiccichino mentre lo stendiamo e per prima cosa lo pizzichiamo leggermente ai bordi in modo che l'aria non vada ai bordi per gonfiarsi troppo. Poi con i polpastrelli, dall'esterno verso l'interno, poi dall'interno verso l'esterno, lo stendiamo dolcemente. Diamo poi una piccola aggiustatina con la mano in modo da formare un rettangolo omogeneo e il nostro panetto è pronto per essere messo sulla teglia. Questo dorso della mano giriamo un angolo dell'impasto e lo poggiamo sopra, alziamo la mano e con l'altra mano prendiamo l'altro lembo. Lo scuotiamo un po' per togliere la semola, poi lo buttiamo sulla teglia. E lo aggiustiamo, vediamo che l'impasto sarà molto maneggevole, quindi lo adattiamo ai bordi cercando di non creare delle zone con più pasta e meno pasta, non lo schiacciamo fino in fondo,
Vedete che è proprio come un lenzuolo e quindi lo possiamo sistemare tranquillamente in modo che la nostra teglia sia omogenea, rettangolare e che ogni parte sia coperta. Questa teglia sarà bianca in cottura, quindi la cospargiamo di abbondante olio su tutta la superficie, dopodiché con una forchetta la buchiamo su tutta la superficie in modo da evitare che si creino delle bolle troppo grosse che possano andare a toccare la resistenza. È un segreto che ci aiuta moltissimo ad avere un prodotto stabile e omogeneo. Abbiamo preriscaldato il nostro forno a 450 gradi. Una volta che il forno raggiunge la temperatura e la luce si spegne, abbassiamo la temperatura a 225 gradi e possiamo infornare la nostra teglia. Possiamo quindi prendere la nostra teglia e infornarla nel Macte Ovens. Sono passati 7 minuti, vi ricordo che questo forno Macte Ovens Voyager ha soltanto la resistenza superiore e questo è il risultato, una cottura perfetta, omogenea, vedete come sta sola sulla pala, quindi vuol dire che anche sotto, nonostante la resistenza manchi, è ben cotta perché il biscotto si è riscaldato e ha distribuito nel tempo il calore. Adesso vi mostro in maniera veloce la stesura di una teglia che verrà condita poi con pomodoro. Quindi questa volta la inforneremo per 7 minuti solo con un velo di pomodoro, dopodiché tireremo fuori, metteremo il formaggio, la mozzarella o quello che vi pare, questo vale per tutte le pizze che si condiscono prima di essere infornate, e poi la metteremo dentro per altri 2 minuti. A voi il risultato. Questo pomodoro è gustarosso pelati che io ho frullato con un po' di basilico, origano e sale. Ho messo un po' di cucchiai sulla teglia e li ho rigorosamente sparsi con la mano. Ricordatevi che la teglia non deve lasciare bordi. E adesso, una volta che la teglia è tutta condita, possiamo infornare. Sette minuti, tiriamo fuori la nostra pizza bella fumante, chiudiamo il forno e adesso mettiamo sopra la mozzarella, dopodiché la inforneremo per altri 2 minuti. Vedete com'è ancora bella fumante, il pomodoro inizia ad asciugarsi, la parte di sopra è già brustolita e anche sotto ha un bellissimo colorito, un bellissimo aspetto. Questa pizza appena completata sicuramente farà furore tra gli invitati a cena. Ed ecco la nostra margherita finita in 9 minuti, condita alla fine con olio e basilico. Guardate, bella croccante, saporita, cavernosa, alveoli di qua, alveolo di là e la mozzarella che si fonde che crea un sapore buonissimo col crunch della cottura. Per i veri amanti della teglia non può mancare la bachata, che
è una pizza a due strati, quindi stendiamo la base come se fosse una normale teglia, sarà molto più sottile perché il panetto in questo caso è di 480 grammi, quindi molto meno rispetto a una teglia normale. Lo portiamo ad aderire sui bordi, dopodiché mettiamo abbondante olio sia sui bordi che al centro, perché sarà il nostro separatore col coperchio che stenderemo poco dopo. Stendiamo il secondo panetto, che è ancora più piccolo perché pesa soltanto 400 grammi, e dobbiamo farlo aderire perfettamente a quello di sotto della base. Quindi prendiamo il nostro coperchio, lo stendiamo sopra e lo allarghiamo ben bene. Molto facile, vediamo che il panetto è estensibile. Lo sistemiamo e scopriamo tutte le bolle d'aria per evitare di bruciarle. Riscaldato il forno a 450 gradi anche qui. Però quando in forno abbasserò il termostato a 150 gradi, onde evitare la bruciatura della parte alta. Apriamo il nostro forno ed ecco la nostra baciata bella, alta e croccante. Adesso capite perché abbiamo dovuto abbassare la resistenza a 150 gradi, perché quando si riattiva non brucia il coperchio. Guardate come fuma. La prendiamo dai bordi e si stacca sola grazie all'olio che abbiamo messo in mezzo. E adesso condiamola. Io l'ho condita con salsiccia, friarielli, funghi e gorgonzola, che adesso andrà a sciogliersi appena la chiudo. In caso potete metterla un altro minutino dentro per fare sciogliere il formaggio. Buona cena a tutti e godetevi questo crunch. Sentite che croccantezza! Ed ecco il risultato del nostro lavoro. Io spero che questo tutorial vi sia servito, perché anche voi, col vostro Mac The Ovens Voyager a una sola resistenza, possiate essere in grado di fare delle teglie così buone, belle e gustose, in modo da lasciare sbalorditi i vostri amici e da non avere nessun problema di cottura anche avendo una sola resistenza. Giudicate voi e lasciate giudicare i vostri ospiti. Un abbraccio a tutti!